Buona domanda ai prezzi sostenuti, ma c'è difficoltà a reperire materiale. Il mercato dei piani resta in tensione in Italia ed Europa, attesa stabilità fino all'estate. Nuova richiesta di accesso alla cassa integrazione ordinaria di ArcelorMittal Italia per calo delle commesse e ritiro di ordini, in apparente contraddizione con le tendenze di mercato. Buongiorno e ben ritrovati con il Siderweb TG, un'edizione quella di oggi concentrata sul mercato nazionale ed europeo dei prodotti piani. Se ne è parlato infatti nel corso dell'ultimo webinar di Siderweb Mercato e dintorni, è intervenuto anche il direttore generale di Federacciai Flavio Bregant, che ha presentato alcuni numeri chiave per il comparto. Sentiamoli. La domanda è vivace e i prezzi sono ai massimi degli ultimi anni, ma sul mercato nazionale dei prodotti piani non mancano le difficoltà legate alla scarsità di materiale disponibile. Se ne è parlato nel webinar Mercato e dintorni organizzato da Siderweb. Stando ai numeri presentati dal direttore generale di Federacciai, Flavio Bregant, a gennaio la produzione di prodotti piani è aumentata del 2,8% su base annua, dando continuità ai recuperi avvenuti a novembre e dicembre. Quanto alla bilancia commerciale, il periodo gennaio novembre 2020, ultimi dati disponibili, si è chiuso in negativo per 3,8 milioni di tonnellate in volume e 2,1 miliardi di euro in valore. Vediamo che importiamo 8,8 milioni, ne esportiamo 5, mancano in buona sostanza sul mercato nazionale 4 milioni di tonnellate di piani da produrre. E questo è un segnale importante, ma è figlio della situazione nazionale di questi ultimi anni. Le prospettive di uno dei principali settori utilizzatori di piani, l'automotive, sono positive. Nel 2020 è continuata la discesa molto forte per l'impatto automotive, ma già vediamo nel quarto trimestre, ad esempio, questo picco è interessante, maggiore del 10%, e di fatto è il segnale che gli incentivi sull'auto hanno dato un loro risultato interessante. Poi vedremo come proseguirà quest'anno. A destare preoccupazione tra gli operatori è la mancanza di materiale. Abbiamo una supply ridotta, o non ridotta nel tema, dal punto di vista dei volumi, ma ridotta dal punto di vista della disponibilità, quindi molto lunghi portafoglio ordini dei fornitori di prodotti piani e difficoltà a reperire volumi al di fuori del mercato europeo. Nel medio termine è improbabile parlare di preparazione a una bolla di fronte al fatto in cui la supply chain è sottostoccata o comunque non è overstoccata. Una situazione questa che dovrebbe mantenersi stabile almeno fino alla prossima estate, lo hanno detto alcuni operatori intervenuti al webinar, sentiamolo dalle loro parole. Mi pare che la domanda sia abbastanza sostenuta, sia molto sostenuta, perché parlando con i vari clienti, insomma, non sento nessuno in questo momento lamentarsi del fatto che ci sono delle difficoltà a vendere quello che noi gli vendiamo sostanzialmente. Quindi credo che ora stiamo assistendo nuovamente a una fase rialzista. Siccome ora già anche noi come Liberty Magona stiamo già quotando giugno, quindi siamo in una fase in cui quotare luglio è un attimo, tra breve ci saremo. Io non prevedo fino all'estate variazioni, abbondantemente ci arriviamo a settembre. Questo aumento barra stabilità ancora per qualche po' ci sarà, e la stabilità invece secondo me andrà dritta dritta fino al dopo estate. Noi pensiamo che l'Ilva possa giocare un ruolo importante per il mercato nazionale. Per noi Ilva è sempre stato il più importante fornitore da quando abbiamo fondato EU-Sider, e il fatto che si possa proporre sul mercato italiano con 1,5 milioni di tonnellate in più, questo può essere significativo. Non dimentichiamo che Ilva, questa ultima fase, ha raggiunto un livello di qualità ottimo, perché abbiamo dei prodotti, noi compriamo regolarmente, abbiamo dei prodotti in linea con una qualità come idonea al mercato, e anche con delle consegne che vengono rispettate. Quindi se pensiamo al futuro, noi crediamo che la più grande acciaieria europea, e quindi Taranto, possa giocare un ruolo fondamentale, e quindi
equilibrare questo che oggi è la grande differenza tra domanda e offerta. Restiamo nel comparto dei prodotti piani, ma passiamo alla cronaca, parliamo dell'ex Ilva. ArcelorMittal Italia ha richiesto l'accesso alla cassa integrazione ordinaria, una richiesta che sembra essere in contraddizione con la fotografia del mercato. Ce ne parla Davide Lorenzini. La vicenda Ilva sta entrando in una fase particolarmente complessa. Lo si capisce dalla tensione crescente a tutti i livelli. Tensione che ha iniziato a manifestarsi all'indomani della sentenza del TAR di Lecce, che ha restituito la piena legittimità all'ordinanza sindacale in cui si intima lo spegnimento immediato dell'area caldo del siderurgico. Gli incontri con le parti interessate del neotitolare del MISE Giancarlo Giorgetti non hanno dato l'esito sperato, al punto che il ministro, nell'ultimo question time alla Camera dei Deputati, ha annunciato di valutare in una nuova prospettiva la strategia di intervento pubblico. Nel frattempo, ArcelorMittal Italia ha annunciato una nuova richiesta di cassa integrazione per 12 settimane, per 8.128 dipendenti. In pratica, tutta la forza lavoro in organico, al netto dei dirigenti. Ciò che però sembra stonare nella richiesta è il fatto che si faccia riferimento ad una crisi Covid che ha provocato un calo delle commesse e il ritiro degli ordini prodotti, che hanno portato al blocco di parte delle attività produttive, manifatturiere e distributive, come specificato dal responsabile delle risorse umane dell'azienda Arturo Ferrucci. Uno scenario molto diverso da quello descritto dagli operatori della distribuzione e dagli utilizzatori, che al momento vedrebbero in atto vere e proprie aste per accaparrarsi quei pochi COIS ancora disponibili sul mercato, data la penuria di prodotti piani. Una situazione quasi paradossale, dove chi ha COIS da vendere sembra avere solo l'imbarazzo della scelta sul destinatario e sul prezzo. L'impressione è quindi che l'azienda stia cercando di poter essere autorizzata ad utilizzare in maniera massiccia gli ammortizzatori sociali, non tanto per un calo produttivo quanto piuttosto nell'eventualità che il Consiglio di Stato confermi la sentenza del TAR di Lecce e pertanto l'ex Ilva si trovi obbligata a spegnere l'area caldo. Un'eventualità che andrebbe a impattare sull'intera forza lavoro del siderurgico e che avrebbe effetti importanti anche su tutto il mercato nazionale del COIS. Prima di chiudere vi ricordo il prossimo appuntamento con i webinar di Siderweb il prossimo martedì alle 11, come di consueto sulla piattaforma Zoom. Si parlerà di sostenibilità, quali sono gli strumenti per misurarla e quali sono le modalità migliori per comunicarla al di fuori delle mura aziendali. La partecipazione è gratuita, per maggiori informazioni sul programma e per le iscrizioni è possibile consultare la pagina dedicata nell'area eventi webinar di Siderweb.com. È tutto per questa edizione, il Siderweb TG torna puntuale venerdì prossimo. Grazie e arrivederci.